Anticipazioni Beautiful, martedì 29 ottobre 2019. Donna e Pam sono al lavoro. Quinn nota la presenza dell'ex moglie del patriarca e si infastidisce. A causa dell'assenza di una modella, la Douglas propone subito una sostituta con le stesse misure e questa persona è donna. Un po' intimorita, la Logan si precipita a spogliarsi per indossare il nuovo modello realizzato da Eric e una volta pronta, tutti, compreso il suo ex, restano a bocca aperta. Steph intanto nel suo ufficio è in preda alla disperazione. Non riesce a credere che la sorellastra abbia spifferato tutto. C'era proprio bisogno di divulgare anche alla Logan la notizia? Hope si scusa, ma visto l'odio che intercorre tra le loro madri, era giusto dirlo. Taylor è con Brooke, che le rinfaccia che ciò che ha fatto a Bill è davvero gravissimo e che meriterebbe la prigione. La AES è disperata e si getta ai suoi piedi. Sa di aver commesso un immane errore, ma ha chiesto scusa a tutti, in primis a Bill, che di sua spontanea volontà non l'ha denunciata, ritenendo più opportuno che seguisse una terapia. Brooke sa che lei non è pericolosa, non lo è mai stata, e di certo non la teme. Ma questa sua ultima azione è davvero preoccupante, più di qualsiasi altra cosa fatta in passato. Taylor ammette di essersi presentata al cospetto di Bill solo per parlargli. Entrata in casa però, ha visto la pistola di lui in bella vista e ha sparato, senza quasi rendersene conto. La Logan ascolta attentamente le sue parole, ma non cambia opinione sul suo conto. Si tratta di tentato omicidio e dovrebbe pagare. Inoltre vede troppa ipocrisia in lei. Taylor a questo punto si butta ai piedi della rivale e comincia a implorarla. Se la denuncerà, non potrà più stare accanto a Kelly e a sua figlia. E le due si ritrovano da sole in questo momento. La prega di non riportare i fatti alla polizia. Poi scoppia a piangere disperatamente, mentre la sua antagonista la guarda disperata.